Taglio del nastro ed apertura al traffico questa mattina del segmento di interquartieri di vitale importanza per la zona nord di Fano, che mette in collegamento la Flaminia con la provinciale 45 in località Belgatto, consentendo così di evitare via del Prelato e alleggerire di traffico il quartiere della Trave. Siamo quasi arrivati, alcune cose mancano lungo il percorso, però abbiamo voluto fare alla città e ai nostri concittadini un regalo, quello insieme all'autostrada ovviamente, quello di Natale, perché questa apertura sarà veramente importante per tutti quanti. Manca il pezzo sud, adesso c'è la zona lì dell'aeroporto che sarà, questo è il prossimo obiettivo dei lavori e anche delle opere. Sì, quello è un tratto da circa 4 km che attraversa il fiume Metauro, come si sa bene, è un'opera altrettanto importante, è un po' più indietro, Pavimental ci sta lavorando alacremente e quindi immaginiamo che i primi mesi del prossimo anno saranno decisivi per potercela consegnare. Seri si concede anche questo regalo sotto l'albero dei Fanesi, lui che proprio ha iniziato la sua carriera da sindaco della città con un primo taglio del nastro della nuova interquartieri davanti alla rotonda di via Aldo Moro. Sì, un altro collegamento di oltre un chilometro, ma questo è un collegamento molto importante perché andrà a snellire il traffico che si intensificava nella Flaminia che la collega verso Fenile. Risparmierà tempo, ma soprattutto anche la percorrenza di strade più pericolose come la Selva, che da oggi non sarà più necessario attraversare per andare verso Fenile. Ma quello che va ricordato è che questo ulteriore nuova inaugurazione sta all'interno di un progetto molto più ampio di 7 km di nuova strada con 12 rotatorie e 2 nuovi ponti. Adesso aspettiamo anche la nuova opera dove i lavori stanno procedendo con intensità. Contiamo nei primi mesi del 2020 di inaugurare anche quello che collegherà la parte sud. È una bella risposta, la gente l'aspettava e questo andrà veramente a semplificare e alleggerire il traffico nella nostra città.